Gli italiani non hanno scelto un governo composto da pericolosi negazionisti climatici. Sta piovendo come non piove da mesi. Guarda le previsioni di tempo, vai a parlare di siccità ai veronesi e poi inizi a correre. No, non so Prodeco, anzi. Non c'è nulla di più di destra dell'ecologia. Noi abbiamo preso una posizione con voto contrario sulla proposta di regolamento imballaggi. E noi, società ambientale di Eni. Si può essere sostenibili senza dover rinunciare a un'esperienza di guida divertente ed emozionante. Non è che perché Capezzone sgasa con la sua Golf Biturbo che c'è il ghiacciaio dell'Adamello che arretra, evidentemente. Ci sono cicli storici. Vince il premio Oscar per il greenwashing 2024 categoria aziende Eni. Stasera assegniamo gli Oscar del Greenwashing 2024. Ci sono tre categorie in gara, ci sono i politici, ci sono le aziende e ci sono i quotidiani, la stampa italiana, i grandi quotidiani italiani. Oltre all'Eni, l'Oscar per il greenwashing lo hanno vinto Matteo Salvini e il Sole 24 Ore. La decisione è stata presa sull'analisi dei dati dell'Università di Pavia. Alla premiazione si è discusso anche delle tecniche di greenwashing, dalle classiche teorie negazioniste o omissive fino al sempreverde scaricabarile. Noi come cittadini siamo intrappolati in un sistema ad alta intensità di carbonio, è molto difficile per noi essere, diciamo così, virtuosi. È costoso fare l'ambientalista, no? Sia in termini finanziari che in termini, diciamo, cognitivi, bisogna sapere tante cose, bisogna essere molto attenti, diventa quasi un lavoro a tempo pieno. E questo non è un problema individuale che deve essere risolto dall'individuo, è un problema socio-economico, strutturale, grande, sociale, che gli individui ovviamente devono fare la loro parte, ma la loro parte. Altri devono fare la loro parte pure, che è una parte molto più rilevante di quella dell'individuo. E infine degli effetti del nostro basso livello di scolarizzazione e delle conseguenze che questo ha sulla classe politica che eleggiamo. Il rapporto tra scienza e politica non è mai stato idilliaco, no? Perché noi siamo stati sempre un po' l'uomo che urlava nel deserto, facevamo rapporti, poi diciamo comunicavamo a una via, dalla scienza alla politica, spesso la politica non ascoltava. Ma la politica crede nella scienza? La politica crede nella scienza è una domanda da fare ai politici. Non tutti i politici probabilmente credono nella scienza, però attualmente se vogliamo risolvere i problemi in questo mondo complesso e globalizzato dobbiamo assolutamente appoggiarci alla scienza perché è un metodo rigoroso di analizzare i problemi.